Mamma mia ragazzi, quanta carne al fuoco che abbiamo oggi, è meglio che ci sbrighiamo perché altrimenti questo video diventa chilometrico, visto che dobbiamo trattare molte 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 cose nuove. Il primo fra tutti l'avete visto sulle pagine social, no? Oggi proviamo per la prima volta l'Omega 48 col manico tricolore, quello in plastica e piena, che piace tantissimo a tantissimi. Dopodiché, la recensione di che cosa? Della Vitos, che ci è stata consigliata da Vincenzo. E Vincenzo, sono riuscito ad averla, hai visto? Sì, te l'avevo anticipato. L'ho ordinata da eBay, dall'Italia, ci ho messo una vita ad arrivare. Ho trovato solamente questa versione rossa, la super crema finissima, emolliente, alla mandorla. Il profumo ho provato a montarla, è alla mandorla, quindi non è quella al cocco. Non ho trovato, ragazzi, quella verde, pazienza. Allora, un'altra cosa importante di oggi è... Oh, una ciotola, ragazzi, ho una ciotola. Guardate qui, questa è arrivata 2 giorni fa. Vi ricorda, immagino, la M-Lock, quella in legno con i cerchi concentrici. Questa invece è in ceramica. L'ho ordinata una vita fa da Amazon, arrivava da Singapore. E ci ha messo quasi, veramente quasi 45-50 giorni, tant'è che mi ero dimenticato che doveva arrivare. E quindi è praticamente identica alla M-Lock, sia per dimensioni, sia i cerchi, quindi non sono molto profondi, non dovrebbe inglobare tantissima aria. Ha una impugnatura, qui vedete, una... impugnatura dove va posizionato il pollice, quindi si tiene molto molto bene in mano e la proviamo oggi. La marca è Macluse, Macluse, perché comunque è scritto Macluce, ma penso sia Macluse o qualcosa del genere. Maclusi, boh, Macluse, comunque qualcosa così. Costa 16 euro. Secondo me il prezzo è buono, per una ciotolina in ceramica. Mi piace il colore, la fanno in questa versione blu navy e blu scuro. L'ho acquistata da Amazon, come sempre eventualmente vi lascio il link in descrizione. Quindi molte cose nuove da provare, ma come vedete ho lasciato il barbone lungo. Ah raga, un'altra cosa importante, giustamente Diabolic mi diceva il video è scuro perché questo bagno purtroppo ha solamente dei faretti. Davanti a me c'è una mega specchiera senza nemmeno una mensola, non ho la possibilità di posizionare un faretto, e quindi che ho fatto? Ho utilizzato dalla mia attrezzatura una ring light che ho messo qui di lato, con un'illuminazione non troppo forte che dovrebbe simulare una finestra. Fatemi sapere se va bene adesso l'illuminazione. Se l'aumento crea un effetto alla Barbara d'Urso e credo che non vi piaccia. Quindi insomma, la lascio per adesso, basta, fatemi sapere cosa ne pensate. Madonna, oggi fa un caldo bestia, avrei dovuto fare il video in canottiera, però poi il mio fisico scultoreo da mangiatore di panzerotti fritti vi avrebbe portato a disiscrivervi dal canale, quindi ho indossato comunque una maglietta. Vabbè ragazzi, quindi io direi di preriscaldare la ciotola e dobbiamo fare una introduzione, perché Pietro mi diceva è giunta l'ora di parlare del face mapping. Che cos'è il face mapping? Semplicemente ragazzi è lo studio, la mappatura della crescita, della riduzione del pelo, no? Della barba. Perché questa cosa è importante? Avete visto fino ad oggi, quasi quasi ne parliamo mettendo il prebarba, che ne dite? Dai, sì, il prebarba, visto che dobbiamo utilizzare una Vitos alla mandorla, insomma, ho pensato, usiamo qualcosa di neutro, usiamo una ProRosetta bianca, anche perché con questo barbone lungo ho pensato, tiriamo fuori il Mule R41, e quindi dai, una ProRosetta bianca magari che ci aiuta ad ammorbidire la barba, a preparare la pelle, ci può stare. Mi sciocco il viso al volo. Oh, perfetto, ho preriscaldato un po' il viso. Quindi, ragazzi, perché dobbiamo conoscere la direzione del pelo, la direzione di crescita, no, della nostra barba? Avete notato nei video fino ad oggi, perché io ho continuato a radermi in questo modo, non perché fossi masochista, ma perché volevo introdurre prima il discorso del face mapping, ma avendo tante cose da recensire, eccetera, eccetera, ho pensato, vabbè, passato un po' in secondo piano, ma adesso giustamente Pietro anche mi diceva: no, guarda che forse è il caso che ne cominciamo a parlare. Ok, allora avete notato che quando effettuo la mia prima passata, quella a pelo, scendendo dall'alto verso il basso del mio rasoio, arrivo qui e qui io quasi sempre un po' mi irrito, quasi sempre mi esce qualche puntino rosso, fermo restando che il collo per me è un punto sensibilissimo, perché lavorando quasi sempre con tutta la settimana con camicia e cravatta, ho purtroppo il collo molto molto irritato, molto molto sensibile, insomma una rottura di scatole per me. Però è così. E che succede quindi? Che qui, soprattutto in questa zona, la mia pelle si irrita, esce qualche puntino rosso ed è una cosa che magari potrebbe capitare anche a voi. Quindi ragazzi, face mapping che cos'è? Dobbiamo andare a studiare
come effettuare per bene la rasatura a pelo, quindi la prima passata, anche la seconda se vogliamo, perché molti si radono solamente a pelo, quelli che magari effettuano la rasatura giornaliera. Come si fa? Allora ragazzi, è semplicissimo. Il discorso è quello di pettinare la nostra barba cercando di capire quindi la direzione del pelo. Ci sono vari modi. Quello più semplice che potete fare a casa è prendere il dorso delle mani, accarezzarvi la barba, e se state accarezzando la barba e sentite che è tutto liscio, vuol dire che vi state accarezzando nel verso del pelo, ok? Se invece andiamo contro pelo, no, sentite come degli aghetti, sentite pungere chiaramente. Quindi, che cosa succede? Che quando da piccoli, almeno per me è stato così, mi è sempre stato detto, guarda, è facile, radersi a pelo è così, contropelo è così. Quindi, pelo alto verso il basso, contropelo dal basso verso l'alto. E ragazzi, purtroppo non è così, o perlomeno non è così per tutti. Infatti, nel mio caso, effettuando un face mapping, prima casalingo, come vi dicevo, così, con le mani, quindi col dorso della mano, mi sono accorto che dall'alto verso il basso, no, mi cresce sia sulle guance, sia il lato dei baffi, sia il mento, ma i due lati qui del collo, subito sotto il mento, in realtà se io passo il dito dall'alto verso il basso, sento pungere, sento gli aghetti, quindi vuol dire che sto andando contro pelo. Quindi io fino ad oggi, effettuando la mia prima passata, arrivavo qui, pelo, anzi prendiamo il rasoio così, non c'è la lama chiaramente, facevo così, pelo, arrivavo qui e facevo un contropelo, è quello che si chiama il contropelo diretto, cioè che la prima passata viene fatta direttamente in contropelo. Questo chiaramente irrita tantissimo la pelle, spesso e volentieri mi porta a creare qualche red dot, no? Qualche puntino rosso, se c'è qualche bruvoletto o qualcosa, insomma mi è andata a fare un po' male. Nel mio caso, passando con il dito, mi accorgo che invece la barba la pettino in questo modo, andando dal basso verso l'alto in obliquo verso il mento. Quindi in realtà la prima passata, quella a pelo più naturale per me, sarebbe quella dal basso verso l'alto in obliquo, in questo modo qui. Questa in realtà sarebbe la mia passata a pelo. Da questo lato è meno evidente rispetto a questo, quindi non è detto che vi accorgiate subitissimo della direzione del pelo. Per esempio io qui ci ho messo un po' a capire che anche da questo lato, diciamo, la barba tende a crescere verso il centro, insomma andando un po' verso l'alto, però non è proprio chiarissima, non è proprio uniforme come in questa zona dove tutta la barba cresce dal basso verso l'alto andando verso il mento. Qui invece è un po' a macchiette, quindi insomma un po' più antipatico riuscire a capire da questo lato, mentre sul resto del viso è abbastanza semplice, è tutta dall'alto verso il basso, tranne quindi questa zona. Un altro modo molto semplice per capire la direzione del pelo è utilizzare un botuffolino di cotone, quelli leggerissimi che si possono usare anche per il trucco, eccetera. Questi botuffolini, infatti, se li passate a pelo, che cosa succede? Pettinano la barba, quindi non si sfilacciano, non si rovinano, eccetera. Nel momento in cui arrivano in contropelo, iniziano invece a la barba, con tanti aghetti, che cosa fa? Si comincia ad incastrare, no? nel botuffolino di cotone, che inizia quindi a sfilacciarsi. Insomma, vi accorgete che qui state andando contropelo, nella zona state andando contropelo, e quindi vi accorgete che quella potrebbe essere una zona dove non effettuare la prima passata dall'alto verso il basso. Questo, ragazzi, era un po' in linea di massima una velocissima introduzione al face mapping, molto importante secondo me, soprattutto vedete quando vi radete spesso e non volete irritare la pelle, e molti si irritano anche per questo, ok? Quindi Pietro, sono sicuro che mi aiuterà nei commenti dicendo quello che io sicuramente ho omesso, ma ripeto, questa è un'introduzione, poi magari faremo un video specifico anche con degli screenshot, un po' di foto magari anche da farvi vedere, dove in linea di massima gli estetisti e barbieri, insomma, facendo dei corsi, insegnano il face mapping seguendo una specie di schema. Non è uno schema specifico per tutti, infatti molti poi prendono questo schema di base con tante direzioni, con tante frecce, magari se ce l'ho intanto uno screenshot ve lo faccio vedere, con tante direzioni, e poi voi una volta effettuato il face mapping con le mani o con un botuffolino di cotone, insomma in questo modo qui, potete andare ad effettuare le correzioni, quindi a cancellare le frecce dello schema e magari a penna rossa mettere la freccia che è quella giusta per voi, quindi la direzione giusta. Una volta poi imparato come il face mapping, una volta fatto, vi conoscete il vostro
viso lo conoscete, io so che la mia zona critica è questa ed eventualmente quest'altra, quindi sappiamo che è questo, quindi il face mapping che dobbiamo fare sul nostro viso, e sono sicuro che vi raderete molto 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 meglio e senza irritarvi. Chiusa parentesina sul face mapping, ripeto, doveva essere una parentesi molto veloce perché oggi ci sarebbe stata la recensione, ci sarebbe stata, cioè, la recensione, diciamo, della Vitos, la prova della Vitos, in panetto da un chilo diviso in 6 cubetti all'incirca. E che cosa ho fatto? Io ho posizionato uno di questi cubetti, come vedete, in questa ciotolina di metallo, in questo modo qua. Lo vedete ancora quadrato, con un pezzettino mancante, perché ho provato a montarla perché ero curiosissimo. Non ho voluto schiacciarlo, non ho voluto pressarlo fino a creare una vera e propria ciotola. Perché? Perché oggi voglio prima provare a prelevarne un pezzettino e ad utilizzare il montaggio in ciotola. Dopodiché di questo ci possiamo fare quello che vogliamo. Lo possiamo pressare e poi andare a prelevare direttamente il sapone, facciamo come ci pare. Ma oggi, come primo video, volevo tenerla, come posso dire, vergine. Eccolo, dai. Morbida, comunque una pasta sì, rigida, ma una pasta di sapone abbastanza malleabile al momento. Nel momento in cui invece la vado a pressare, diventerebbe dura, 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 dura e sarebbe un po' difficile riuscire a prelevarne un campioncino per il montaggio in ciotola. Quindi ho pensato, lasciamola ancora così. Utilizziamo la nuova ciotolina Maclus in ceramica e a quel punto ci effettuiamo un bel montaggino in questo modo. Allora, ragazzi. E poi c'è, oggi c'è il protagonista, questo è la bagna da ieri, nell'acqua tiepida fredda, chiaramente durante tutta la notte è diventata fredda, e oggi lo andiamo a provare, sarà la sua prima rasatura. Allora, quindi dai, oggi proviamo la Vitos, prelevandone un pezzettino direttamente dal panetto, in questo modo qui, ce ne prendiamo una noce, ma anche due, mettiamone anche un'altra, piccolina, ecco, magari così, anzi che accendo anche la camera laterale perché questa adesso la utilizziamo, e quindi come la andiamo a montare adesso in ciotola? Andiamo a schiacciare, intanto la ciotola è diventata bella calda, l'ho tenuta sotto l'acqua corrente calda ed è bella bella calda, quindi molto piacevole sicuramente da mantenere. Andiamo a schiacciare questi pezzettini sul fondo della ciotola, lo abbiamo anche fatto ultimamente con la cella, fino a creare, vedete, questa situazione. La ciotola è calda e il sapone inizia già a sciogliersi da solo. Vedete? Si sta già creando l'acquetta così, però noi adesso ce ne mettiamo anche un pochino. Ce ne mettiamo un pochino, sempre a pioggia, in questo modo qui. Così l'aiutiamo a sciogliersi. La Vitos è un sapone molto particolare, molto buono, molto tecnico, che ha bisogno sicuramente di un buon montaggio. La versione in vescica non l'ho trovata, avrei preferito quella in vescica per poi montarla direttamente in viso, però giustamente i barbieri utilizzano principalmente questa. Soprattutto anche qui a Londra vi posso dire che c'è qualche barbiere che utilizza questi panetti schiacciandoli all'interno della ciotola per poi andarla a prelevare. Addirittura gli stick, ragazzi, ho visto un sacco di barbieri utilizzare gli stick, premerli all'interno della ciotola quando lo stick è vuoto e ci creano le loro ciotole per andare a prelevare il sapone direttamente in ciotola. Quindi sicuramente sarà migliore il montaggio con il sapone prelevato direttamente dalla ciotola, lo faremo la prossima volta. Oggi invece proviamo in quest'altro modo, che questo infatti poi lo andremo a fare in questo modo, lo andiamo a premere per bene in questo modo qui e creeremo la nostra ciotolina. Lo facciamo con calma. Quindi ragazzi, la prossima volta la Vitos la vedete prelevare direttamente da lì. Allora, proviamo questa nuova ciotola Maclus. No, intanto si è creata già, vedete, si è creata già l'acquetta insaponata. Andiamo a prendere il pennello Omega in setro di maiale con manico tricolore in plastica piena, molto molto bello ragazzi, questo pennello è veramente bellissimo, veramente veramente bellissimo. E al suo primo utilizzo, il suo primo montaggio, sicuramente sarà rigido in viso. Infatti io spero che non mi graffi, spero che non mi irriti più di tanto. Però, insomma, intanto qui l'acquetta si è formata già proprio un bel po'. Il sapone ha iniziato a sciogliersi. L'impugnatura di questa ciotola è veramente spettacolare. Si tiene veramente bene in mano. Piazziamo il pennello qui sulla base
iniziamo il montaggio della Vitos rossa alla mandorla. La profumazione, ragazzi, è veramente veramente forte, ve lo dico già da subito, fortissima. Si sente il profumo della mandorla, non all'altezza, anzi non all'altezza, al livello, ecco, il termine più corretto sarebbe non a livello di cella, però vi posso assicurare che il profumo è fortissimo. Allora, il pennello, proprio perché diciamo è rigido, guardate un po', cioè sta erodendo, sta sciogliendo il sapone in una maniera fantastica, favolosa. Ora, io non voglio montare tutto il sapone nella ciotola, comunque voglio fare in modo da riempire il pennello, perché non voglio creare una schiuma piena di aria che non mi proteggerebbe il viso per niente, ma voglio, una volta sciolto un po' di sapone, fare cosa? Andare a riempire il pennello con più sapone possibile. Forse intanto ne abbiamo messo anche troppo, ma lo sapete che qui sul canale non stiamo certo a fare... di acqua. È una crema che sicuramente vuole un bel po' di acqua, come vi dicevo, un sapone molto tecnico, per me è la prima volta lo utilizzo, però la profumazione è buonissima, si sprigiona questo profumo di mandorla eccezionale. Ho provato a fare un montaggio completo sempre in ciotola ed è venuta fuori, ragazzi, una schiuma eccezionale, una schiuma che era densa, veramente veramente fantastica. Ok, io direi che ci siamo, possiamo passare a montare la detente sul viso, quindi vado a sciacquarmi, non sciacquo via il prebarba, vado solo a idratare il viso sempre con acqua tiepida. E poi dici, sì, ma quando la monti la lametta nel rasoio a destra? Ho detto, oggi c'è troppa carne al fuoco. Trit, non c'è un motivo specifico, è la prima che ho trovato, visto che tanto ci dovevamo concentrare su altro. Ho detto, stiamo usando che cosa? L'R41, il mitico R41. Utilizziamo magari una lama che non sia poi così cattiva, così cruda oggi sulla pelle. Anche perché dovendo introdurre il face mapping non vorrei effettuare magari qualche errore. Ok, dritta montata, come sempre il Mule R41 è impeccabile, cioè non ha un piccolo gioco, la lama è perfetta, l'impugnatura è perfetta, veramente fantastico. E dopodiché iniziamo. Questo pennello ha il manico, dicevamo, in plastica piena, bello grande, diverso dai pennelli piccolini. Per le mani piccole, la mia non è una manona, è difficile andare ad inserire le dita all'interno del ciuffo se non proprio portando il manico fino alla base, quindi lo utilizzerò in modo, ragazzi, normale. Riesco a inserire giusto, vedete, giusto le prime tre per andare a direzionare le setole, ma non è facilissimo nel mio caso. Allora, dopo il trattamento che gli abbiamo fatto fare, perché adesso parliamo un po' del pennello, no? Dopo il trattamento, ragazzi, se vi siete persi il trattamento dei pennelli, mi arrabbio, andatelo a recuperare qui nella scheda, è diventato morbidissimo. Guardate, sembra quasi un sintetico, ragazzi, è fenomenale. Intanto partono i soliti ciuffi di crema. Il profumo della mandorla si sprigiona tantissimo. Ora cerchiamo di direzionarlo qui sul baffo. Ok, si preme veramente bene, le setole si riescono a direzionare veramente bene. Tanto goccetto di acqua. Okay. Non mi sembra che stia graffiando, ragazzi, non... è veramente morbido, si è ammorbidito tantissimo. Le setole, allora, mi avete chiesto se è vero che le setole di questa versione siano migliori del classico 48 oppure del 49, insomma del ProRaso marchiato Omega. Sì, secondo me sì, sono un po' più doppie e mi sembrano effettivamente migliori. Sì, sì, questo credo di potervelo confermare. Ok. Ok, bella carica di acqua la crema di oggi. Guardate come si stende in maniera veramente fantastica. Quindi, ragazzi, oggi andremo a provare a raderci
nella vera direzione del pelo. Quindi facciamo finta di aver effettuato il nostro face mapping, come vi dicevo, la mia zona dove devo cercare di correggere è questa. E adesso andiamo a provare. Prendiamo il 1041 e testiamo anche questa Vitos classica alla mandorla. La promozione è veramente buonissima, veramente veramente buonissima. Allora, R41 armato con lametta trit, angolo aperto, barbetta lunga di 3 giorni. Ok, io arrivato qui mi fermo perché qui dovrò andare invece dal basso verso l'alto. Continuo la guancia. Ma insomma è gratta, ragazzi, oggi con la barbetta lunga R41 ci dà che ci dà, ragazzi, ci dà che ci dà. Allora qui invece dobbiamo andare in quello che in teoria sarebbe il contropelo, ma per me è il pelo. Ok, quindi in questo caso io non ho fatto un contropelo, come vi dicevo, ho fatto un pelo sia qui che qui, perché ho seguito la direzione di crescita. Ok, ora qui sarà tutto dal basso verso l'alto, quindi angolo aperto e possiamo scendere tranquillamente. Giusto qui invece dobbiamo andare in questo modo. Ripeto, questo è il mio caso, ragazzi, per voi potrebbe essere diverso. Ok. Il pennello non ha perso una setola, per coloro che se lo stiano chiedendo, non ha perso una setola durante il rodaggio. Come sempre, andiamo a vedere come si è pulito l'R41 con le trit e con la Vitos. Vedete? Perfetto, come sempre. E con la barba lunga non c'è niente di meglio di un pennello in setola di maiale che possa aiutarci a domare il pelo, quindi a direzionarlo, a sollevarlo. Profumazione è persistente, ragazzi, e rimane mentre vi radete, sentite questa mandorla. Ottimo rasoio R41, ragazzi, veramente un ottimo rasoio. E direi di non forzare, fermiamoci qui come prima passata. Abbiamo testato la scorrevolezza del Vitos. Diciamo che con l'R41 con la barba lunga la scorrevolezza non è stata di quelle migliori. Adesso mi risciacquo e facciamo la seconda insaponata. Ok, altro, ragazzi, risciacquato il viso. Ci sono alcune zone dove dobbiamo sicuramente ripassare. Come è andata quindi effettuare un passaggio a pelo anche qui? Come vedete, oggi non mi sono irritato, quindi questa è la riprova che effettuare il primo passaggio a pelo è sempre meglio. Ed effettuare il face mapping per sapere in tutte le zone del nostro viso qual è il passaggio a pelo è veramente buono e ve lo consiglio, cercate di farlo, tanto lo dovete fare solamente una volta. Inseriamo un altro po' di acqua. Secondo passaggio voglio creare una crema molto più ricca di acqua per cercare di migliorare la scorrevolezza. È vero che la barba era una barba lunga, però voglio cercare di migliorare la scorrevolezza, quindi andiamo a mescolare, a miscelare il nostro sapone con quel po' di acqua in più che ho messo. In questo modo andiamo a caricare di nuovo il sapone. Ok, adesso abbiamo un po' più di acqua. Infatti si nota, vedete? Molta più acqua.
Cerchiamo di renderlo più scorrevole. Allora, il pennellone, questo Omega 48 tricolore, ha domato i peli alla grande, li ha sollevati per bene. Aiutandomi nella rasatura, considerato che abbiamo utilizzato lo squalo, il Mega Mueller 41, con delle lamette buone. Alla fine le treat si comportano bene, sono lamette platinum, quindi abbastanza efficaci e scorrono per bene. Seconda passata, anzi ragazzi facciamo un obliquo, qui sotto sempre dal basso verso l'alto, la scorrevolezza è migliorata, eh? Un obbligo anche qui. Perfetto ragazzi. Senza forzare, con l'R41 non c'è assolutamente bisogno di forzare. Un controllino delle zone rimaste un po' scoperte. Ok. Come sempre ragazzi, io preferisco ripassare sempre mettendo un altro po' di crema. Ok, perfetto. Ragazzi, la Vitos è veramente eccezionale. Sono contento che Vincenzo me l'abbia indicata. Tra l'altro ne sono stati felici anche molti miei colleghi perché l'ho regalata, era veramente tanto, un panetto da un chilo. Ok. Allora, ho scoperto solamente qui. Una barba un po' duretta. Sono stati questi 3 giorni senza farla. Perfetto. Ragazzi, allora abbiamo raggiunto un'ottima profondità, avete visto, le irritazioni sono ridotte al minimo, proprio perché, vedete, proprio perché abbiamo seguito il giusto verso del pelo. E ho voluto utilizzare adesso, diciamo la verità, volevo utilizzare l'R41 per far vedere che con un rasoio così performante, per quanto a volte sia anche un po' esagerato come l'R41, seguendo il normale verso del pelo, utilizzando un buon sapone, vedete che le irritazioni sono ridotte veramente al minimo. Vedete? Anche nella mia zona critica, che solitamente è questa, non ci sono irritazioni. Giusto un piccolo puntino qui dove ho forzato un po' di più sul mento, però ragazzi è sempre l'R41. Se riuscite a non
avere nemmeno un puntino rosso con l'R41, siete davvero mitici. Io forse solo una volta ci sono riuscito. Risciacquiamo con acqua tiepida e passiamo all'allume di rocca. Allumino di rocca, allumino di rocca, il proraso che state vedendo ultimamente in molti video, che ho iniziato ad usare in maniera seria. Tirare il lume, una sciacquata veloce e lo passiamo per tutto il viso in maniera anche abbastanza veloce. Ragazzi, non ci sono bruciature per niente. Segno che questo sapone ha protetto in maniera veramente buona. Sì, sì, sì. Nessuna bruciatura, ragazzi, nessuna. Ok. Adesso facciamo asciugare l'allume di rocca, poi lo rimetterò a posto nel suo scatolo, nella sua scatolina. Quindi, ragazzi, allora, tenendo qualche somma, mettete un po' di allume di rocca sul labbro ed è, mamma mia, il sapore dell'allume è spiacevolissimo. Allora, ragazzi, tenendo due somme, ciotola eccezionale, mi sono trovato veramente bene, la schiuma è stata calda e veramente veramente piacevole. Il pennello, lo avete visto, monta in un attimo e se seguiamo una buona attivazione, un buon rodaggio, possiamo notare che diventa morbido, stende bene la crema, il sapone sul viso e soprattutto non irrita, non graffia, quindi molto molto importante. Un'altra cosa, sto sciacquando la ciotola perché voglio farvi vedere la quantità di Vitos che si può utilizzare per una rasatura. Potete vedere che qui ne è rimasto, avrei potuto tranquillamente utilizzarne altro, quindi stare lì a montare. Non volevo però esagerare per evitare di montare troppo il sapone. Andiamo a risciacquare l'allume con l'acqua fredda in modo tale da terminare per bene la chiusura dei pori. Ok, risciacquato con acqua fredda, bella rinfrescante, la Vitos mi è piaciuta, sì sì sì, mi è piaciuta. Non sento tantissimo la pelle idratata, lo devo dire, ma probabilmente può essere anche qualcosa che doveva essere corretto in fase di montaggio. Era la prima volta che utilizzavo un sapone così buono, così tecnico, così particolare come Vitos, quindi un errore, passatemelo. Poi oggi dovevamo parlare di 3000 cose, quindi insomma non volevo nemmeno il video diventasse chilometrico. Ragazzi, oggi utilizziamo la Pinot Classic Vaniglia come dopo barba, eccolo qui, tramme le mani e ci mettiamo un po' in viso. Quindi oggi ci trattiamo bene. Ragazzi, se avete qualsiasi commento, qualsiasi cosa da dire, da puntualizzare, da correggere, anche riguardante il face mapping o comunque il montaggio che abbiamo fatto con Vitos, ripeto, la prossima volta lo andremo a prelevare direttamente dalla ciotola, ma non vi preoccupate, oggi ho voluto un po' anche provare questa nuova Marcluse, chissà come si pronuncia, che arriva da Singapore. Dai, due schiaffetti e via. Ragazzi, come sempre, se il video vi è piaciuto un like, sempre gradito, regalatemelo. Se siete di passaggio sul mio canale e questi sono i primi contenuti che guardate, naturalmente iscrivetevi e attivate la notifica della campanella per non perdere l'uscita dei prossimi video. Questa era la Vitos, una piccola introduzione anche al face mapping, che secondo me è molto molto importante, seguitelo per evitare le irritazioni. Miller 41 con Treat, abbiamo utilizzato il pennellone Omega con manico tricolore in plastica piena per terminare poi la Pinot. E chiaramente una veloce passata di allume di rocca. Il setup di oggi era questo, spero che possa essere piaciuto. Ripeto, tutti i commenti nell'info box qui sotto, io come sempre spero e cerco di rispondervi nel più breve tempo possibile. Questo vi rimando al prossimo video, che sarà una rasatura totalmente inglese dalla A alla Z, e mi raccomando, non perdetevelo. Intanto vi auguro una buona giornata, un saluto dal vostro Far West.